Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di Paolo Di Nuovamente mi ero anche riservato di parlarne solo alla venuta, non di ufficialità ma insomma quando le cose si sarebbero sistemate in bene e, o in male. In bene o in male? Qual è il bene e qual è il male? Il bene era trovare forse la situazione migliore in cui entrambe le parti si sarebbero accordate per qualcosa che andasse da fuori di entrambe le parti. Il male è trovare un distacco, una divisione tra le due parti perché non si riesce a trovare un punto di incontro. A prescindere da come la si pensi sul discorso di Bala, e lo dico io anche che non sono sicuramente uno dei fan accaniti di Bala, è una situazione che è finita in male, perché forse poteva andare meglio, forse entrambe le parti potevano avvicinarsi, io penso forse la parte di Bala poteva avvicinarsi di più, ma questo non lo sapremo mai perché non sappiamo quali sono state le, le, le cose che sono successe veramente fino ad allora però posso anche in qualche modo ipotizzare e dare un commento da parte mia su quello che è stato l'epilogo di una telenovela che per fortuna è finita, al di là che sia bene o male il fatto che sia finita la telenovela di Bala è positivo perché vuol dire che finalmente possiamo pensare ad altro, possiamo guardare il futuro e non veramente spendere giorni di tempo, roderci il fegato per capire cose che tra l'altro non possiamo né controllare ma che né tanto meno possiamo capire fino in fondo. Cercherò in questo video quindi in qualche modo di parlare di quello che è stato la storia di Dybala non tanto la storia alla Juventus, che magari avremo tempo di farlo, quanto la storia contrattuale recente per capire perché siamo arrivati a questo punto e come secondo me sono evolute tutte le cose. Partiamo e andiamo indietro un po' nel tempo. Dybala arriva nel 2015, giocatore che arriva al posto di Tevez, prende la maglia 21 per non dare subito il peso di questa 10 che arriva lì di poco, poi tra l'altro sarà Pogba che prese la 10. Arriva un po' come un giocatore che poteva essere potenzialmente un erede di qualcuno, le grandi 10 perché sì, prendeva la maglia pesante di Tevez, ma soprattutto prendeva un po' il posto nell'immaginario di Piedelpiero, eh, il giocatore che giocava da 10, pur non essendo ancora 10, il giocatore che era argentino, un po' come Sivori, il giocatore che aveva un mancino che ricordava anche questo Messi, che, al quale veniva accostato erroneamente un po'. Diciamo che questi accostamenti sono stati un po' la morte stessa del giocatore, non che sia morto calcisticamente ma chiaramente lo, il gonfiare di Dybala ha comportato lo sgonfiarsi esso stesso del giocatore e quindi è arrivato sicuramente con molta curiosità, un investimento importante di 32 milioni più 8 di bonus al Palermo un investimento importante che sicuramente è stato ripagato pienamente dal giocatore se dovessimo guardare col seno di poi, dopo sette anni, quasi sette anni, ma Dybala è stato un successo o un fallimento la risposta è molto difficile. Penso che sia stato un successo, ma che lo stesso successo di Bala sia stato il fallimento del rapporto tra le due parti. Perché l'epilogo è stato un fallimento, ma non solo un fallimento perché ci siamo divisi. Tutte le storie finiscono, ma è un fallimento per come è proseguito il rapporto. Per le modalità e la tipologia di divisione. Avessimo monetizzato sulla cessione di Bala, sarebbe stato un successo sia all'inizio che alla fine non abbiamo né monetizzato, chiaramente va via zero quindi non è che abbia delle ripercussioni economiche, economiche se non risparmi il prossimo anno però di fatto parliamo di un fallimento dal punto di vista globale del, dell'operazione di Ba un fallimento chiaramente non eh, misurabile alla pari di quello di Cristiano Ronaldo che è stato un esborso economico enorme il mancato sfruttamento di Ronaldo durante l'epoca pandemica e la cessione è chiaramente svantaggiosa non ha quei livelli ma sicuramente si poteva fare di più e le occasioni come, son, sì, come sappiamo come sicuramente abbiamo detto già in precedenza sono state molteplici penso al famoso scambio mancato con Lukaku nel 2019 torniamo ancora indietro arriva e entra subito nella, nel cuore della testa dei tifosi perché? perché fondamentalmente il primo anno di Balla gioca molto bene e capisce subito come si doveva giocare in una squadra come la Juve l'impatto di Dybala è subito devastante con i gol e con gli assist e penso che sì. Dybala il primo anno aveva fatto una stagione esemplare ha fatto una buonissima stagione anche il secondo anno da qualche punto di vista forse anche più matura in una posizione diversa ma di lì secondo me è iniziato un po' lo scricchiolio le prime avvisaglie, i primi dubbi su Dybala ma non Dybala tanto inteso come la qualità di Dybala certo la qualità di Dybala non era paragonabile a quella di Messi come inizialmente qualcuno voleva pensare quanto piuttosto ha una condizione non fisica, quella viene dopo, ma mentale, caratteriale secondo me di convivenza pacifica con le grandi prime donne, i grandi giocatori. Il primo scricchiolio che si percepisce ce l'ha con questo giocatore qua, che vedete dietro di me, con Gonzalo Higuaín. Nel primo anno di Higuaín, eh, Di Balla gioca molto bene, molto più assist, ben, eh, si arretra un pochino, tanto che arriva a Cardiff in quella formula del 4-3-1 però Higuaín si prende la scena perché Higuaín fa tanti gol, ne fa molto importanti e secondo me è lì che subentra anche un po' la sorta di sfida che lo stesso Dybala avverte con Higuaín che però è meno, meno visibile rispetto a una sfida che in realtà avverrà dopo con Ronaldo se guardate l'anno di Ronaldo, il primo non il secondo, il secondo fa anche bene il primo, si diceva spesso che Ronaldo era stato sfruttato molto meglio da un giocatore come Bernardeschi, che a livello di qualità è totalmente inferiore a Dybala, che da un giocatore come Dybala, come se Dybala soffrisse la presenza di uno che era inevitabilmente più forte di lui. Mentre Bernardeschi, chiaramente, essendo un giocatore più operaio, si era adeguato al, al fatto che doveva servire un giocatore di qualità come Ronaldo. Infatti, la stagione di Bernardeschi con Allegri, quella che ci porta chiaramente alla famosa partita contro l'Atletico di Madrid. Per Bernardeschi è una, una stagione molto molto buona, a differenza di quella di Di Nell'anno di Sarri, complice forse anche la divisione del campionato, Di Bala gioca molto meglio, anche se si dice che questo attacco fosse incompleto, ma nei singoli gioca molto bene, tanto a diventare MVP di quella stagione, e poi gradualmente Di perde qualsiasi collegamento con la realtà e diventa tutt'altro giocatore. La componente caratteriale mentale viene un po' annebbiata dalla presenza di Ronaldo piuttosto che da un, un sommarsi di cose più o meno contrattuali, poi vedremo, e che sfocia con quelle che sono, che è la realtà recente. Questo è molto importante, secondo me, da evidenziare, questo, questo declino che poi, secondo me, si associa non solo a quello eh, prettamente caratteriale mentale, quanto piuttosto al declino fisico, che è la vera componente che attualmente, nell'ultimo anno nel e mezzo, o due, ha messo in discussione la stessa permanenza di ribale. Perché? Ci sono tanti fattori sicuramente che hanno portato alla mancata, al mancato rinnovo tra Juventus e Dybala. Ma la componente fisica è quella, secondo me, che ha ammazzato ogni possibilità di rinnovare con Dybala. E questa possibilità è stata ammazzata via via negli ultimi due anni, in cui ha collezionato veramente una percentuale enorme di essenze per infortuni di tutti i tipi, tutti muscolari per lo più. Che ha portato inevitabilmente il Juventus a ripensare alle cifre e anche alla permanenza stessa di Dybala, che adesso viene confermata come mancata permanenza. È un rapporto quindi che si è logorato. La storia con Dybala si può veramente equiparare a una storia d'amore, e come sapete, molte storie d'amore sono talmente belle che alla fine si spengono, c'è una fase chiaramente di esplosione dell'amore in cui ci si vuole tutti bene e i tifosi vogliono bene a Dybala c'è una fase invece di, di calo in cui l'amore viene un po' meno a parte casisti che poi l'amore si interrompe poi quando si interrompe l'amore resta comunque una coda di ricordi cioè anche se siamo chiaramente in quel momento contro l'amore della nostra vita però i ricordi sono comunque presenti e si, ci turbano quindi nel futuro presumo che Dybala verrà comunque ricordato come un grande giocatore che ha fatto la storia della Juventus però verrà ricordato come qualcosa di via via sempre più lontano, e penso che un po' come le storie d'amore, magari non quelle più importanti, come quelle del Piero Buffon, possa nel tempo spegnersi. E aggiungo un'altra cosa: questo è molto simile all'amore che si ha con in età più, più, più giovane, no? gli amori molto più giovanili, in cui ci si innamora veramente tanto, però la facilità di perdere nel tempo questo ricordo è molto più alta perché sono gli amori un po' più giovani, un po' più. A Cerpi, rispetto agli amori, quelli importanti della nostra vita. E quindi è un amore, da questo, questo punto di vista, io ho visto sempre il rapporto tra Dybala e la tifoseria juventina, in questo caso, come un amore generazionale. Dybala è, è stato ed è secondo me un calciatore generazionale, cosa vuol dire? Che non andrà oltre la generazione stessa che l'ha vissuto e che non è la mia, ma la generazione che, come avete visto, tendenzialmente è molto più giovane. Dibala è amato molto dai, dai ragazzi più giovani di me, io ormai vado per i 30 quest'anno. Eh, ma vedo che spesso Dybala accoglie una fetta di giovani che adesso ha una decina di anni meno di me, spesso eh, chiaramente ragazze, ma comunque una fetta di, di tifosi che ha visto Dybala eh, nascere calcisticamente, cioè che è entrato a far parte del tifoso, della tifo Juventino con Dybala, perché magari ha iniziato a, a seguire il calcio quando aveva eh, poco più di dieci anni e quindi sette anni fa ne aveva praticamente eh, 10, 11, 12, 13 anni adesso ne ha 20, quindi è per questo, un po' come per me riguarda Buffon, io ho iniziato a seguire il calcio che avevo 9-10 anni per via di Buffon che è arrivato nel 2001, è un po' come per me Buffon, che però Buffon a differenza di Bala per la sua grandezza è stato intergenerazionale perché è diventato veramente un beniamino della mia generazione, di quella successiva alla mia, ma anche di quella prima e di quella prima ancora, di Bala non ha saputo fare questo perché ha avuto chiaramente dei comportamenti o comunque non per per colpa sua ma delle peculiarità nel suo tipo di essere giocatore che piacciono solo a questo tipo di, di generazione, che è un po' il discorso che spesso si fa sui giocatori più moderni. Sono giocatori che vanno in qualche modo a colpire soprattutto le, le, le generazioni attuali e un po' meno quelle, eh, quelle passate, ecco perché poi si dice che il calcio evolve e alcuni tifosi, così come li conosciamo, eh, non ci saranno più perché ci sarà molto più un'attenzione sul giocatore e il rapporto che lo stesso ha con la generazione in cui, in cui vive. Di quindi arriva... A questo punto arriva quindi dopo aver diviso tanto la tifoseria, io penso che sia una cosa importante questa da, da sottolineare: la divisione che ha avuto Dibala stessa all'interno della sua stessa tifoseria. La motivazione l'ho data prima col discorso del generazionale, però qui voglio iniziare a parlare anche delle responsabilità di, di Bala stesso che poi sono quelle che, anche dal punto di vista della gestione del contratto, con, con, con la dirigenza, ha portato a questo epilogo è il fatto che Dybala non è sempre andato a genio per alcuni comportamenti o meglio dire non solo i comportamenti ma anche il fatto che, e qui forse l'errore è stato quello di Juventus di dare troppo peso alla figura di Dybala che non è riuscito a mantenere le aspettative che Dybala stesso a cui Dybala, eh, a cui è stato affidato Dybala nel senso che a Dybala è stata affidata la fascia vice capitano di fatto, la numero 10 uno stipendio importante al tempo è stata fiatta la responsabilità di caricarsi la squadra sulle spalle è stato coccolato oltremodo con tutte le grane legate al vecchio agente ai vecchi discorsi sui diritti di immagine eccetera eccetera la Juventus ha coccolato forse oltremodo di Bala più di quanto... Ha fatto con altri giocatori e avrebbe dovuto fare con essi, e forse questa cosa questo è il vero motivo per cui Dybala, ancora adesso, oltre al fatto di essere generazionale per il tipo di giocatore che è, è stato divisivo. Perché rispetto alle aspettative che c'erano su Dybala, la realtà è stata ben diversa. Voi per tutti questi problemi che ho elencato, vuoi perché a un certo punto fisicamente non ha più retto nulla, cioè le ultime due stagioni sono nulle dal punto di vista del rendimento fisico, Voi per questo e vuoi per quello, Dybala è sempre stato divisivo. Ecco perché quando si parla di Dybala, spesso. Tutti questi fattori che ho appena elencato sono molto importanti per capire il perché Dybala non sia entrato nei cuori alla pari di un Del Piero Buffon e teniamo conto che anche un Del Piero Buffon hanno all'interno della, della tifoseria delle persone che, che dicono "Eh però forse meglio uno che l'altro, questo però del Piero era... insomma, c'è qualcuno che comunque anche tra di noi mette in, in discussione Del Piero Buffon". Ed è del fatto che si possa dire che chi mette in discussione questi due giocatori siano poco juventini guardiamo anche quelli che mettono in discussione Chiellini che insomma nella, nella gerarchia dopo del Pierre Buffon, c'è cioè Chiellini per gli ultimi 20-30 anni quindi è chiaro che anche un giocatore come Dybala per tutti i motivi che sono molti di più di quelli di Del Pierre Buffon, possa essere molto più divisivo ed è qui sono questi motivi di divisione che ha avuto Dybala all'interno della tifoseria che non sono sempre correlabili a Dybala cioè come responsabilità che possono essere alcune volte legate anche alle responsabilità della Juventus stessa che ha sovraccaricato un giocatore che non ha le possibilità, le spalle tanto larghe per tenere su tutta la baracca, un po' per questo e un po' per quello Dybala è stato divisivo per questo punto di vista, quindi è anche per quello poi che io mi inserisco in chi eh, diciamo no, su Dybala ci sono sempre due divisioni, due fazioni molto contrapposte, io come sapete mi pongo sempre nel mezzo perché penso che gli estremismi sul calcio siano sbagliati, chi vede Dybala come il paladino del calcio come il nuovo Messi e ha fatto danno in tal modo e chi vede Di Bala come una, una persona, un calciatore totalmente inutile alla storia della Juventus che è errato Di Bala va messo nel mezzo che è un giocatore, è stato un grandissimo giocatore non è stato né Messi né è stato chiaramente un giocatore mediocre è stato decisivo in alcune fasi della carriera alla Juventus e in altre meno e molte sono le partite importanti in cui non c'è stato eh, si associa spesso la figura di Dybala Bala, la mancata qualificazione ad esempio poi perché non ci fosse, poi per altri motivi dell della Juventus negli ultimi 3-4 anni. Quindi per un motivo o per l'altro Di Ball è stato divisivo per diverse motivazioni. Ma adesso guardiamo la componente contrattuale, che è quella che ci interessa di più, è quella che ci, ci dobbiamo in qualche modo spiegare. Anche la componente contrattuale va vista come qualcosa in evoluzione più che evoluzione, perché poi di fatto si è sgretolata eh, la possibilità di, di rinnovo. Tanto che se guardiamo ai, ai tweet di. Qualche mese fa nel scorso autunno, gli agresti davano per il 100% rinnovato. Io li sempre fino a subito non per farne un vanto, perché non si può nulla, ma andando a previsione logica, ho sempre avuto un po' di dubbi sul fatto che fosse certo. E adesso andiamo a vedere anche il perché. Il tutto nasce ben prima di questa gestione, nasce con la gestione paratici. Se cercate su internet trovate dichiarazioni sia dei ignelli che di paratici facendo parte della fine del 2020, cioè in piena crisi pandemica. Paratici e Agnelli fanno capire che la Juventus ha fatto un'offerta a Dybala e che sta solo a Dybala a accettare. Quell'offerta, rispetto a quella che sarà poi l'offerta che ha rifiutato attualmente, è un'offerta totalmente diversa, molto più importante, sicuramente in quel contesto per quando ci sia il Covid di mezzo e in quel contesto in cui Dybala viene a un fine stagione, quello finito a agosto 2020 molto positivo, quell'offerta è sicuramente molto più alta, dato che si parlava al tempo di un'offerta ben sopra i 10-12 milioni di euro. Mentre recentemente si parlava di un'offerta ben sotto i 7,5 che ha percepito fino ad ora. Quindi è chiaro che quell'offerta di Balo doveva accettare subito e si sarebbe risolto il problema. Fin da lì, secondo me, quel, il modo in cui è stato affrontato quella questione, già con freddezza e con distacco da parte di Agnelli, è stato il primo, me, il primo segno premonitorio del fatto che non si sarebbe rinnovato. Io, quando ho sentito quelle parole, onestamente ho visto un divala che era costretto a accettare o si sarebbe concluso il discorso. Poi, chiaramente eh, nel calcio tutto può cambiare, i rapporti cambiano, gli equilibri cambiano e quindi la speranza da parte di tutti che si potesse essere un incontro c'era ancora, ma una speranza che non era la totale speranza, il 100% della possibilità che ciò potesse avvenire. Io vi sono messo onestamente, e tutti noi in cuore nostro sappiamo, ci siamo messi il dubbio che Dybala avrebbe veramente rinnovato quello di Juventus. Questa è la prima parte, quindi c'è già un, un Dybala che è in qualche modo messo con le spalle al muro di fronte a Juventus, che fa la sua offerta e Dybala non accetta. Poi subentra tutto il discorso legato all'Antun, al procuratore, che poi non si capisce il perché questo procuratore debba essere l'unico interlocutore con la Juventus, vabbè questo è un altro discorso che, che, non è, che, che va e viene 50 volte, fa quarantene, mangia a sbaffo forse anche da Juventus ma insomma a un certo punto non, non concludono nulla, incontri inviati e tutto l'anno in corso, a un certo punto viene fuori la questione che Antun non può fare, in quanto un agente FIFA, non può fare da da agente per di bala, quindi c'è anche la questione che Antun deve provvedere a uh, iscriversi all'albo dei procuratori di fatto, quindi è fatto eh, passano mesi anche per questo motivo, come se prima non si sapesse, ed ecco il secondo dubbio, cioè come si fa a, 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 a scoprire dopo mesi che un procuratore non può fare il procuratore? Secondo dubbio, il terzo dubbio è stata la parte finale, gli ultimi due o tre mesi, in cui ogni, settima, ogni due o tre settimane insomma, si posticipava questo incontro con Antun, e là inizia a puzzarmi se tutto ciò lo sommiamo al fatto che Dybala durante questo anno e mezzo, da, quindi dalla fine del 2020, ad ora ha aumentato il carico di infortuni, eh, di partite non giocate, eccetera, eccetera. E la Juventus ha rivisto anche la stessa gestione, perché poi c'è uno spartiacque importante. nella scorsa estate, a Via Paratici, Cherubini va su, ma soprattutto arriva bene, arriva bene totalmente, sta cambiando la gestione, con un contenimento dei costi che vuol dire che noi non andiamo oltre un certo tetto di salari, così come era prima, eh, quella di Sonia Marotta, di fatto, prima di Ronaldo. Da questo punto di vista, il contratto di Dybala è proprio al limite, un contratto al limite rispetto a questo tetto di ingaggi, che non può né andare oltre, ma soprattutto non è neanche più congeniale in questo preciso momento, perché i milioni che erano stati eh, sanciti qualche tempo fa tra Dybala e Juventus, con un Dybala che non riesce a toccare neanche tre parti di fila, non sono più chiaramente dei milioni giustamente guadagnati. Quindi la Juventus va a ribasso. Va a ribasso, proponendo probabilmente una formula fissa meno del 7,5 con dei bonus chiaramente a gettoni in base alle presenze. Che avrebbero portato di Bala a percepire quella cifra, quindi quella richiesta di Bala stesso. però chiaramente solo a condizioni che giocasse le partite, non che non le giocasse. E da questo punto di vista, la scelta della Juventus è coerente ma giusta. E da questo punto di vista il fatto che Dybala non abbia accettato una proposta del genere, poi chiaramente ricordo non sappiamo benissimo cosa è successo, mette Divala in una situazione di, di illusione da parte nostra, perché Dybala in qualche modo non è, non, è non, è che non è che sia consapevole, è consapevole ma rifiuta un'offerta che in realtà sa lui stesso che è giusta così, ma non solo per se stesso, ma soprattutto per la Juventus, come in qualche modo eh, dichiarazione d'amore verso una squadra che ha tirato tanto. Quindi, nel momento in cui Juventus ha delle difficoltà di un certo tipo tu accetti, appunto, sapendo quello che sono le tue condizioni, un'offerta minore. Qui chiaramente si la delusione. Quindi è qui l'inghippo, quell'inghippo, e qui sicuramente il fatto che di Bala ha rifiutato un'offerta che non gli era più conveniente. Da questo punto di vista non sapremo, ripeto, mai come è andata la storia eh, sul serio, ma è chiaro che resta la delusione perché un giocatore che si è stato, è stato in qualche modo messo eh, alla prova in questo modo ha rifiutato un'offerta che era sicuramente congeniale alla situazione attuale di Bala, all'età di Bala, che quest'anno ne avrà 29, e che ha rifiutato perché eventualmente, evidentemente, la sua richiesta era più basata non tanto sulla la permanenza della Juve in quanto amore, dichiarazione d'amore per la Juve, ma piuttosto come eh, volontà di avere dei soldi, un certo tipo di soldi. Quindi sembrerebbe finita qui. A me dispiace, ripeto, dispiace perché sarebbe potuta finire diversamente Sarebbe potuto evolversi diversamente perché alla fine, in realtà, questo epilogo non mi sorprende neanche troppo. Mi sorprenderebbe un epilogo in cui c'è una storia d'amore che va sempre bene a un certo punto ci si molla senza un motivo. I motivi ce ne sono stati tanti, molto evidenti. E quindi la sorpresa riferita al mancato rinnovo in cuor mio non c'è mai stata. C'è però la, il dispiacere più che delusione: il dispiacere da parte di entrambe le parti, da parte di Dibala di essersi forse non comportato in tutta questa. Questi anni in modo esemplare, come un aspirante capitano, doveva comportarsi in qualche modo. Da parte del Juventus, secondo me, la mancata capacità, cioè l'incoerenza, l'incapacità di coerenza tra quello che ha dato a Dybala e quello che alla fine eh, ha, ha deciso, alla fine, cioè Dybala è stato anche nell'ultimo anno Allegri visto come giocatore di riferimento, eccetera, eccetera, dopo un anno, neanche un anno, lo mandi via. quindi questa incapacità di coerenza avrei preferito da informio <ride> che si dicesse subito con di bala non si vuole rinnovare, eccetera, eccetera, lì. Invece no, si è andato avanti per troppo tempo creando questa telenovela inutile che in realtà aveva un solo epilogo. Quindi già che si sapeva prima, prima tanto valeva lo scorso estate venderlo al posto di portare avanti una questione irrisolta e irrisolvibile. Questo è il mio punto di vista. Ora chiaramente mancano dei mesi, quindi di Bala, la, la carriera di Balla Bala di Juventus si potrà valutare anche nei prossimi mesi. Quindi, non è che parliamo di un giocatore che non ha più mesi davanti, potenzialmente potremmo vincere lo scudetto grazie a lui, una completare grazie a lui. Quindi, anche questo valuterebbe diversamente i suoi 7-7 anni di carriera. Quindi, da questo punto di vista, mi riservo fine anno a fare una somma di quello che è stato. Ma al momento, volevo dirgli un po' i miei pensieri, e sono oltre i 20 minuti. Su quella che è stata la storia contrattuale tra DiBala e Juventus, e quelli che sono stati gli step che secondo me sono stati decisivi per questo triste insomma, epilogo eh, a cui siamo stati portati a conoscenza proprio oggi. Aspetto quindi i vostri commenti qui sotto, cercando di evitare gli slogan, eh, come sempre, che purtroppo eh, riguardano i tifosi della Juventus ne parleremo ancora di Dybala nei prossimi giorni, settimane magari a seguito di alcune dichiarazioni che il giocatore stesso potrà fare di ufficialità insomma le occasioni ci saranno sicuro per riprendere l'argomento e andare a un po' approfondirlo rispetto a quelle che saranno le novità intanto prendiamoci questa notizia commenti qui sotto come sempre Forza Juve e alla prossima ciao Siamo sempre qua,